Sono tornati i trofei Motestate, siamo qui all'autodromo dell'Umbria a Magione e andiamo a fare un po' un recap generale di quello che abbiamo visto questa giornata di sabato, una giornata molto calda che si protrarrà ad essere così anche nelle prossime ore. È una formula particolare quella della 300 questo weekend, un turno di qualifica e due gare. La prima è andata a scena poco fa con la vittoria di Mattia Virone, che è riuscito a passare negli ultimi giri il compagno di marca Sala, che è stato beffato a sua volta da Sorrenti, il Pullman, che non ha avuto un bello scatto ma è riuscito comunque a venire su scavalcando Sala e chiudendo in seconda posizione alla gara. Quindi i primi tre rapidamente, Virone, Sorrenti e Sala. Gara 2 invece è in programma domani alle 16.10. Stessa cosa per la 600 Open, un turno di qualifica e due gare. Il Pullman Gabriele Cottini è riuscito a fare doppietta poco fa in gara 1, per il momento, perché comunque ci sarà una gara 2 anche domani in programma alle 16.40. Ma prima stiamo qua con la gara 1 che è stata vinta, come dicevamo prima, da Cottini seguito da Sansavini e Campanini. Ha fatto un turno di qualifica soltanto, diversamente dal solito, anche la Sport Bike, che in pole position ha visto l'ultimo vincitore della gara a Cremona, Fabio Starnone, seguito comunque dagli altri rivali che sono lì pronti a giocarsi la vittoria, come De Stefanis, Sarchi e Carone, subito lì attaccati, pronti per andare anche nel secondo turno di prova ufficiale ad attaccare il momentaneo Pullman e poi anche in gara. Nella 1000 Open invece abbiamo una wild card di eccezione, di alto livello, quella di Alessio Vielini, che per il momento è in pole position, è davanti a tutti, davanti a Costantino e Lobartolo. Facciamo un balzo veloce anche nella Resatac 600, perché comunque il suo leader incontrastabile è sempre Alberto Bettella, davanti a tutti come sempre, ma forse questa volta un po' meno incontrastabile. A 99 millesimi c'è Diego Copponi, subito lì pronto ad insidiarlo, mentre invece in terza posizione, già a più di un secondo, c'è Osler. La Resatac 600 sappiamo essere una delle categorie entry level dei trofei Motestate, quindi andiamo adesso nell'altra categoria entry level, la Resatac 1000, che per il momento vedi in pole position Matteo Gallan davanti a Facciolini e Vitellaro, ma sappiamo che tutto non è ancora deciso, perché domani dalle ore 9, ovviamente per le categorie che ancora devono fare il secondo turno di ufficiali, li vedremo in pista, come dicevamo, dalle ore 9 per il Q2, quindi ancora le griglie non sono definite, quindi c'è ancora un po' da aspettare. Ricordatevi di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, YouTube, per rimanere aggiornati sempre ogni secondo sui trofei Motestate, e quindi appuntamento a domani.